interviste di RFCS Report. Oggi ancora una volta ci occupiamo del Medio Oriente, il Medio Oriente che continua a bruciare, il conflitto fra Gaza e Israele va avanti con delle nuove, diciamo, possibilità che si aprono dopo gli attacchi in Siria da parte delle forze israeliane. L'Iran potrebbe attaccare a sua volta. Ma c'è anche un altro aspetto, il ritiro di alcune truppe israeliane da Khan Yunis è su tutti l'ombra di un possibile attacco a Rafah. Di questo parleremo oggi con il nostro ospite, Giovanni Giacalone, docente analista di sicurezza, e con il mio compagno di viaggio di sempre, Ruben Della Rocca. Benvenuti ad entrambi. Buongiorno. Grazie, buongiorno a tutti. Giovanni, allora partiamo subito con, diciamo, un quadro generale della situazione. Come dicevo prima, il Medio Oriente continua a bruciare e ci sono questi nuovi elementi sul tavolo. Secondo te, a che punto della guerra siamo? Ma al punto in cui chiaramente bisogna sferrare l'attacco a Rafah e finire il lavoro, nel senso, fino adesso no, si è utilizzata questa strategia da nord verso sud per schiacciare Hamas. Si dice che sono rimasti dai 4 ai 6 battaglioni. Io adesso non ho ben capito, credo che ce ne siano ancora 4 a Rafah. E non si può vincere la guerra se non si entra a Rafah. Ora, il fatto che siano stati ritirati i soldati da Khan Yunis, sia rimasto solo un battaglione, alcuni hanno detto sì, è lo tsunami prima dell'attacco finale a Rafah, altri hanno invece ipotizzato che Netanyahu stesse tirando un po' in barca, tant'è che ieri Smotrich ha convocato il partito e Ben-Gvir ha detto se non si farà l'attacco a Rafah, allora Netanyahu se ne deve andare. È un bel punto interrogativo. Netanyahu è un mese che continua a dire attaccheremo, attaccheremo, adesso ha detto abbiamo una data. Io un aspetto che non capisco è perché i civili, i profughi a Rafah non siano ancora stati spostati, perché non è una cosa che si fa in 2 giorni, quindi è un po' un punto interrogativo, ecco. Giovanni, probabilmente sì, vai Ruben, vai. No, la domanda a me sorgeva spontanea proprio per quello che era il quadro che Giovanni ci stava presentando. Ma perché Israele ha deciso di eliminare il capo dei Pasdaran in Siria? Che segnale ha voluto dare al governo iraniano degli Ayatollah, sapendo che avrebbe potuto scatenare una reazione? Ma allora, io ho un po' l'idea che Israele sia molto più preoccupato del fronte nord che di Gaza in questo momento. Se ci facciamo caso, sono parecchi i leader sia di Hezbollah, sia chiaramente quelli dell'IRGC, delle guardie rivoluzionarie, i generali iraniani colpiti ultimamente. Tra l'altro proprio ieri, l'altro ieri sera, se ricordo bene, è stato ucciso anche Ali Hasmed Hassin, il comandante delle forze Erdogan nel sud del Libano. Io credo che Israele stia lanciando un messaggio molto chiaro all'Iran: statene fuori, non generate un'escalation a nord, perché altrimenti noi colpiremo, e colpiremo pesantemente. Questa è un po' l'idea che mi sono fatto. E invece, scusami, tornando a Rafah e al mancato, diciamo, attacco su Rafah, insomma, non è chiaro quello che accadrà. Secondo te potrebbe essere che il fatto che la popolazione non venga spostata, la popolazione civile, può essere che venga usata come scudo da parte di Hamas e non solo a questo punto, un po' come è accaduto dall'inizio? Voglio dire, la popolazione civile palestinese in fondo dal primo giorno è stato lo scudo dietro il quale Hamas si è nascosto e continua a nascondersi. Forse Rafah è questo? È possibilissimo. Hamas ha tutto l'interesse affinché ci siano più morte
morti possibili tra i palestinesi per poter poi dare la colpa a Israele. Quella è la sua strategia base, la sua strategia di sempre. Quindi non sarei assolutamente sorpreso, anche perché quando sono iniziate le operazioni a nord all'inizio, si è visto che molti abitanti di Gaza se ne cercavano di scappare, Hamas li fermava, gli sparava addosso. Quindi è plausibilissimo che Hamas stia cercando in tutti i modi di fare in modo che non se ne vadano. Assolutamente sì. Giovanni, un'altra domanda mi viene sempre dalla tua analisi attuale. Hamas, da una parte, la guerra l'ha persa nel momento in cui non ha ottenuto quella mobilitazione del mondo arabo che aveva sperato che ci fosse, soprattutto poi, soprattutto dalla parte del West Bank, dalla parte dell'autorità nazionale palestinese, dagli arabi israeliani che non si sono mossi e non hanno fatto quello che Hamas avrebbe sperato che facessero, aveva sperato che facessero. Dall'altra parte, però, Israele quando potrà dire di aver vinto la guerra? Perché con Sinwar ancora in circolazione, con gli ostaggi ancora da portare a casa, Israele non l'ha vinta questa guerra. No, purtroppo Israele ancora non l'ha vinta questa guerra e per poter dire di averla vinta deve innanzitutto entrare a Rafah, terminare con tutti i battaglioni di Hamas e riuscire ad arrivare sia a Yahya Sinwar che a Mohammed Deif. Questo è vivi o morti, ma del resto l'hanno detto fin dall'inizio. Sradicare Hamas, chiaramente, ovviamente, cercare di portare a casa il maggior numero di ostaggi, di quelli che sono ancora vivi. Non sappiamo assolutamente nulla su questo, non sappiamo quanti sono ancora vivi. Quello è chiaramente è un aspetto fondamentale. È chiaro che sradicare Hamas richiederà tempo, cioè non è una cosa entriamo a Rafah, si entra a Rafah e si sradica Hamas. Ci resteranno comunque delle sacche di resistenza, resteranno comunque delle cellule che cercheranno di colpire. Io credo che Israele dovrà mantenere anche presenza militare a Gaza per parecchio tempo dopo che si è sradicato, dopo che si è pulito Rafah, diciamo. E anche qui ci sarà da discutere con i partner esteri che insomma non vedono proprio di buon occhio, ci hanno messo i bastoni tra le ruote fin dall'inizio, quindi immaginiamoci nel dopo. Però assolutamente arrivare ai capi di Hamas, riportare a casa più persone possibili e chiaramente distruggere e eliminare tutti i battaglioni. Questi tre C'è un punti sono. aspetto. C'è un aspetto in questa guerra che è una storia nella storia, e cioè il destino di Netanyahu appare. Almeno al momento, strettamente legato al destino degli ostaggi. Secondo te questi due elementi insieme sono effettivamente legati, oppure il destino di Netanyahu può essere in qualche modo cambiato se riporta a casa gli ostaggi, indipendentemente dall'esito della guerra? Sembrano due destini incrociati al di sopra di quello che sta accadendo sul campo, perché le proteste degli israeliani in piazza ormai vanno avanti e sono sempre più importanti. Tu che ne pensi? Allora, la questione è complessa. Io credo che in parte sia per Netanyahu sia molto importante riportare a casa il maggior numero di ostaggi possibili, perché lui viene visto come il principale responsabile del fallimento del 7 ottobre. Che è vero solo in parte, perché lì le responsabilità, insomma, sono ben più ampie. Io credo che Netanyahu
a prescindere da quanti ostaggi riesca a portare a casa, perché poi lo sappiamo, non è che dipende da lui, lì ci sono molti fattori in campo. Io credo che sia fondamentale che quantomeno Netanyahu entri a Rafah e riesca ad arrivare ai capi di Hamas, e quello sarebbe già un colpo molto importante. Poi è chiaro che se riesce anche a, oltre a sradicare, a decapitare Hamas, riesce anche a portare a casa più ostaggi possibili, è fondamentale. Per quanto riguarda le proteste, anche lì secondo me la questione è un po' più complessa. Se facciamo mente locale, ci ricordiamo che Biden, non molto tempo fa, è andato ha cercato, diciamo, la consulenza di alcuni esperti israeliani per far cadere il governo Netanyahu e metterne uno più docile per gli interessi della sua amministrazione. Ora, io ho un po' il presentimento che in parte queste manifestazioni chiaramente siano autentiche, però dall'altra ho anche l'impressione che siano un po' gonfiate, spinte, promosse proprio per cercare di creare una divisione interna, creare problemi al governo Netanyahu. E fare così in modo di indebolirlo. Del resto sappiamo benissimo che l'amministrazione Biden non ha mai digerito Netanyahu e tantomeno gli esponenti di destra che lo sostengono. Quindi anche su queste manifestazioni, secondo me la questione è un po' più complessa. Non ti sento, è andato via l'audio. Scusate, Ruben? eccomi. Dicevo, Prego, prego. Giovanni, tu hai chiamato in causa Biden e tutti stiamo aspettando le elezioni americane, ma probabilmente anche Netanyahu le sta aspettando e forse anche il panorama attorno a Netanyahu e dei paesi circostanti e vicini. Che piani hanno Biden e Trump per questo Medio Oriente? Perché in realtà sono due piani totalmente differenti oppure hanno delle similitudini? Ma allora, io credo che Trump è un grosso punto di domanda. Ha detto Netanyahu deve finire il lavoro più in fretta possibile a Rafah, a Gaza, in modo che poi si può tornare a parlare di pace. Ieri ha detto non capisco come i democratici possano votare Biden che è al 100% con i palestinesi. Io mi aspetto un approccio più filo Israele da Trump rispetto a quello di Biden, anche in base alla posizione che ha avuto con l'Iran nei 4 anni che è stato al potere. Biden, adesso poi l'ho anche scritto sull'informale, io credo che Biden non sia altro che il proseguimento dell'amministrazione Obama, che sappiamo benissimo che all'interno dell'amministrazione Biden ci sono figure chiave che hanno svolto il ruolo di primo piano a favore sia dell'accordo con l'Iran, ma anche con Hamas, perché c'è un personaggio all'interno dell'amministrazione che ha avuto a che fare con Hamas. Non dimentichiamoci che è stata l'amministrazione Obama nel 2009 a sdoganare l'islamismo politico in Medio Oriente. Quindi a me non è che sorprende tanto quando poi vedo Biden che cerca di mettere il freno a mano a Israele. Lo fece anche Obama quando Israele nel 2009 ebbe la possibilità di rovesciare Hamas. Quindi io credo che per Israele, per come vedo la situazione adesso, sarebbe meglio avere Trump come presidente. Il tempo a nostra disposizione sta per finire, ma prima di salutarci, un'ultima domanda, Giovanni. Quante possibilità ci sono secondo te che l'Iran possa sfondare un attacco contro Israele? Io credo che qualcosa faranno, non so se faranno un attacco direttamente contro il territorio israeliano o contro obiettivi israeliani o ebraici a
all'estero, quindi in Europa, in America Latina, ma qualcosa faranno. È solo questione di tempo, temo. Speriamo che non sia così, ci auguriamo che non vada davvero così. Ringrazio i miei ospiti, Ruben Della Rocca, che in realtà è il mio compagno di viaggio, non è un ospite, e Giovanni Giacalone per la sua cortese presenza. E un saluto a tutti, alle prossime interviste di OFCS Report. Grazie a Grazie voi. Grazie.